Quante volte lo so, osservi il mondo e ti sembra che ormai, cercando un senso, tu non sai più qual è. Eccoci, benvenuti ad una nuova puntata del Noi per Napoli Show su Campania Felix TV, dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli. E allora, buonasera. Anche oggi una giornata e una puntata veramente piena di contenuti, come dico sempre, e di ospiti, sempre tutti da scoprire. Vogliamo partire, abbiamo sia degli ospiti in studio che un collegamento Skype. E partiamo con Renato Votta. Apriamoci così. Eh sì, perché vedere. No? Così la telecamera l'inquadrerà. Renato Votta, formatore, consulente manageriale, co-founder e responsabile marketing strategico dello startup innovativo Nexting, impegnato nel volontariato e nell'associazionismo, vicepresidente della Onlus, l'isola che non c'è, direttore della testata giornalistica Road TV, autore di numerose pubblicazioni su tematiche fiscali, bancarie e finanziarie, ma anche autore di vari libri umoristici come l'ultimo intitolato appunto Quel cretino del mio capo, manuale di sopravvivenza per dipendenti aziendali di cui ci parlerà proprio stasera. Benissimo. E continuiamo con Alessandro Incerto, attore teatrale e televisivo di fiction, nonché di cortometraggi e ancora conduttore e interprete. Tra i vari ruoli interpretati, appunto quello del medico legale Sartori nella fortunata serie I bastardi di Pizzo Falcone. Quindi, come vediamo, già entriamo nel merito di argomenti interessanti e perché no anche frizzanti e simpatici. E ancora procediamo con un altro ospite, un altro artista, Salvatore Zanni, attore teatrale e televisivo partenopeo, scrittore di storie e personaggi partenopei, autore di un noto canale YouTube che porta appunto il suo nome e che ha come tema la storia e l'etimologia dei più famosi modi di dire napoletani. Quindi avremo modo di divertirci con lui a sapere delle curiosità. Quindi diciamo una serata che partiamo dall'umorismo,
poi incontreremo il mondo del teatro, dello Facciamo un bel spettacolo con percorso, un bel excursus. Alessandro, poi arriveremo di nuovo a Salvatore con la storia di Napoli e poi E ancora poi non invece finisce qui. abbiamo un collegamento Skype con Claudio Insegno, attore, doppiatore, sceneggiatore, regista italiano, nonché fratello d'arte di Pino Insegno. E avremo Benissimo, modo di parlare con quindi lui e di credo allora, scoprire nuove sì, cose. c'è Allora, una... facciamo una bella cosa, avviciniamoci ai nostri Sì, artisti, ai bene. nostri ospiti e Ebbene, allora da io vicino li inizierei scopriamo. da Renato. Buonasera, Buonasera, grazie per essere benvenuto. venuto. Grazie Noi come al solito facciamo la a voi. Ecco, piangere di passeggiata e per solito. prima cosa mi consentimi Luca Sì. di salutare e di ringraziare sempre il cameraman che io faccio impazzire con queste passeggiate meravigliose per tutto lo studio e quindi grazie mille, un inchino da soprano. E allora Allora, partiamo, buonasera grazie a te per Renato, essere grazie per essere intervenuto. venuto. La tua figura, diciamo, professionale poliedrica che investe tanti campi scientifici, formativi, però stasera toccheremo anche questi campi, diciamo, di attinenza, però ci vogliamo soffermare soprattutto sul tuo ultimo lavoro diciamo, bibliografico, che è Quel cretino del mio papà. Lo Facciamolo vogliamo vedere mostrare alla alle telecamera? telecamere, Ecco ecco, qui, che perfetto. Resta ancora. Già dalla copertina e dall'immagine si preannuncia molto molto divertente. Ecco. Da quanto ho letto nel tuo curriculum, mi pare di capire, poi me ne darai tu conferma, che si tratti di un titolo, diciamo, di un libro che ha anche un tema autobiografico, vero? Assolutamente, è completamente autobiografico perché nasce da 28 anni di vita aziendale. Io ho iniziato a lavorare nel 92, 1 o 2 ere geologiche fa, e ho iniziato in banca. Poi sono andato in un ente pubblico, per un ente di previdenza, poi ho iniziato a fare il consulente, poi l'imprenditore. Quindi di fatto conosco l'azienda, ahimè, a 360 Ci gradi. credo. Sì, e in questi 28 anni ne abbiamo visti di episodi tragicomici. È una raccolta di questi episodi, Sono contentissimi di sì. raccontarli. Deve essere Ecco, davvero quindi con divertente. vivacità, con leggerezza, diciamo, tu racconti questa realtà che può essere classificata come dire, un male sociale, no, se vogliamo. Male Assolutamente. sociale insito nel mondo del lavoro e nel rapporto tra lavoratori e soprattutto in chiave piramidale tra diciamo, i dirigenti e È i vero, è subalterni. vero, è vero. Purtroppo è così. Guarda, questo è un libro, come giustamente dici tu, scritto con leggerezza, vuole far sorridere, però vuole anche far pensare, perché, e tra l'altro nel libro lo diciamo. Nel 2008 hanno fatto un'indagine, l'Istat, da cui risulta che più di 2 milioni e 600 mila lavoratori si sentono vessati nel lavoro. 2 È milioni e la pura 600 verità. mila persone, che è ovviamente un dato ampiamente sottostimato, perché c'è tutta la gente che non ha voluto dirlo, che non ha avuto il coraggio di dirlo. Ecco, quindi noi diciamo ne sorridiamo, ma l'azienda può essere un piccolo inferno quotidiano. Può Esatto. essere un posto di livori, di frustrazioni, di piccole e Certo, grandi ostilità, è cioè, vero. Di confronti, è vero, vero. Sì, sì, di sì, sì. grandi rivalità, rivalità spesso fomentate dalla stessa azienda e dagli stessi È capi, vero. che amano dividere e imperare. È vero. Diciamo che Purtroppo poi sì. questo aspetto di questa, diciamo, patologia sociale, no? Se si può considerare tale, sfocia poi nelle versioni più gravi del mobbing Assolutamente, e quindi certo. ovviamente con tutte le conseguenze che ne riportano, con danni psicologici, morali, materiali sui Ma lavoratori. anche Sì, fisici, no? Perché poi in per realtà. esempio, ci puoi, ecco, sintetizzare così un esempio, un racconto, un caso che ti è capitato di vivere? Guarda, è un caso che fa quasi ridere tanto che è triste. Tanti anni fa, quando ero in banca, io ero allo sportello, ero alla cassa, e quindi era un giorno dove c'era una folla incredibile, e che già sapevamo che c'era una folla incredibile. Purtroppo quel giorno mio carissimo amico, per una serie di motivi, decide di farla finita. Quindi Oh io mamma. avviso il mio direttore, dico: direttore, guarda, io domani avrei bisogno di un paio di ore di permesso, perché ci sono i funerali di questo mio amico, che l'ha fatta finita. La risposta di questo direttore fu: vabbè, ma se rimango con due casse mi uccido pure io. Ah,
questa già risposta che ancora mi è proprio di un dirigente e ci credo perché davanti a una richiesta del genere questa risposta raggela è tragicomico Complimenti, complimenti al direttore. Io credo che esiste una grande lacuna a livello giurisprudenziale in Italia, perché questo tipo di, diciamo, di sopruso, di prevaricazione non è abbastanza, come dire, considerato. Allora deve essere sempre, è molto difficile provare anche giuridicamente il mobbing, perché bisogna produrre una serie di prove. Le testimonianze dei colleghi, molte volte i colleghi hanno paura a loro volta di darla perché temono le ritorsioni, quindi è tutta una dinamica difficile da gestire. Ma loro sanno e marciano su questa cosa in realtà. Esatto. Fa parte della nostra realtà e dovremmo rendercene conto, essere coscienti ed assumerci le nostre responsabilità e soprattutto il coraggio di denunciare questa malsana pratica. Passando ecco da questa realtà sociale, io vedo che tu hai anche un grande impegno nel volontariato, ecco, soprattutto nella sei vicepresidente della Onlus, l'isola che c'è. Sì. Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza, la tua testimonianza in questo senso? Ti ringrazio per questa opportunità. L'isola che c'è è una Onlus nata nel 2016 da un'idea della mia carissima amica Linda Di Benedetto, che è una pediatra, una persona impegnata nel sociale da tanto tempo, e la sua idea era quella di far giocare insieme bambini portatori di disabilità e bambini cosiddetti normodotati, cioè senza barriere, senza ostacoli, e in più aiutare le mamme dei bambini portatori di disabilità, perché molte volte molto importante, loro un supporto, non hanno nemmeno il tempo materiale di guardarsi allo specchio, di aggiustarsi, e questa cosa impatta anche sul rapporto che loro hanno con i loro figli. E certo, quindi, perché potersi confrontare con un figlio quando si ha un animo sereno sicuro è diverso, logico. E quindi diciamo abbiamo avuto in comodato d'uso gratuito dal Vescovo di Pozzuoli una struttura ad Agnano che fa parte del ippodromo di Agnano. È importante segnalarlo perché i nostri telespettatori possono avere anche un punto di riferimento. Siamo lì, siamo praticamente dalla tribuna dell'ippodromo, si vede questo piccolo campanile, questa canonica, quella è una chiesetta costruita all'ippodromo nel 1933, ci è stata affidata e lì l'abbiamo ristrutturata perché praticamente quando siamo arrivati noi era completamente inaccessibile, e da qualche mese abbiamo iniziato a fare queste attività dove per fortuna questi bambini giocano insieme, perché sono bambini. Chiama la chiesa? La chiesa diciamo è la cappella dell'ippodromo. E questa associazione si appoggia come sede. Avete delle pagine social? Abbiamo la pagina l'isola che c'è, la pagina Facebook dove siamo disponibili e contattabili. Benissimo, questo è importante perché la nostra associazione culturale Noi per Napoli, nonché molto sensibile a questi argomenti, ha ispirato il titolo, è principalmente sensibili a tutte le realtà di solidarietà sociale. Nel nostro piccolo, nell'ambito di questo spazio televisivo, cerchiamo sempre di dare, come dire, spazio, visibilità e rivolgendo gli appelli anche per creare, come dire, un punto di contatto, è logico, certo. Va bene, grazie mille. Renato, resta con noi perché poi sarai oggetto della domanda finale di Olga. E passerei adesso. E ci avviciniamo allora. Alessandro, buonasera. Buonasera e benvenuto. Ah, onore mio soprattutto. Molto noto della TV, del teatro, delle fiction. E insomma, credo che il pubblico già ti conosca. Quindi, come dire, elencare il tuo ricco curriculum è inutile. Ma credo che sicuramente insomma sia stato visualizzato qualche volta, sicuramente in televisione. Insomma, ma sicuramente. I Bastardi di Pizzo Falcone è la serie dove ovviamente si è un po' più presenti per... oggi siamo arrivati alla terza serie, per cui insomma... Esatto, infatti questo ti volevo... Siamo stati riconosciuti... Proprio da questo volevo partire, dalla tua esperienza con i Bastardi di Pizzo Falcone, che se non sbaglio serie 2015, 2016 e 2017, esatto. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare e collaborare con dei bravissimi attori, quindi per me veramente è stata un'esperienza incredibile, parlando di Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo, insomma veramente un cast eccellente. Eccezionale, infatti. Per cui
È una bella esperienza, insomma. Bene. E la tua esperienza professionale, certo, non parte dai Bastardi di Senza Fortuna, no. Ma andiamo un po' dietro. Parte cioè, da molto ritroso, lontano. Ho partecipato a Un Posto al Sole tanti anni fa, quando ero proprio veramente ragazzo. Da lì ho partecipato alla squadra, RIS, ho partecipato come protagonista di puntata, distretto di polizia, commissario Rex, Il Paradiso delle Signore 2, 1993, dove ricoprivo questo ruolo di questo medico, insomma, al quale venivano poste delle domande abbastanza particolari, poi Bastardi di Pizzo Falcone, insomma altre partecipazioni come protagonista di uno spot pubblicitario insieme a Imapiro e altri due protagonisti per il centenario della birra Ecnusa. Ed è stata una bellissima esperienza che abbiamo girato in Sardegna con Alessandro D'Alatri, che a mio parere è uno dei migliori registi del panorama nazionale e anche oltre. Per cui insomma c'è un bel po' di lavoro fatto a monte. Molto interessante. La tua, diciamo, professione parte, nasce già dal mondo del teatro o prima di, ecco, approcciarti a questa arte, questo mondo, hai avuto delle precedenti esperienze lavorative che ti hanno magari, come dire, introdotto? C'è stato qualche elemento che ti ha fatto scoprire questa passione per il teatro, per lo spettacolo, per la TV? Ma la mia il mio background è un po' atipico, insomma, non nasce direttamente come attore. Io ho cominciato con la radio da ragazzo, insegnavo, ma parlo di giovanissimo, cioè parlo di 18-19 anni, subito dopo il militare, insomma, insegnavo, perché diplomato con la Federazione Sportiva Nazionale, insegnavo in una palestra nota di Napoli, insomma, come istruttore nazionale federale. E poi lavoravo in radio, per cui nasco con la formazione radiofonica. Dello speaker radiofonico. Dello speaker radiofonico, per cui da lì l'addizione, da lì tutto. Molto, si sente anche la voce. Esatto. Diciamo che... Comincio a fare formazione per la recitazione e mi capita un colloquio di tutt'altra natura, insomma. Mm-hmm. Cioè un settore commerciale completamente diverso, insomma, che io ho affrontato con grande... allegria, insomma, diciamo, come palestra, insomma. Ma ho detto vabbè, facciamolo, tanto non ero convinto assolutamente che potesse andare in porto una cosa del genere, e invece no, vengo assunto in questa azienda come consulente alle vendite nel settore automobilistico, settore americano, per cui si vendevano auto di prestigio, Lotus, Pontiac, tutti i prodotti Cadillac e il prodotto tedesco General Motors. Da lì è cominciata una sorta di carriera, insomma, fino ad arrivare, sì. E il tuo debutto qual è stato? Ma io ho ripreso circa 18-19 anni fa questa attività. L'avevo tralasciata, mi ero formato, ripeto, insomma, per la recitazione e poi abbandonata per ovvi motivi. Per cui un caro amico in Rai, che ci teneva a farmi capire quali fossero effettivamente le mie doti, magari non messe a fuoco, mi volle dimostrare in un certo qual modo di averle e di averle anche abbastanza marcate, per cui mi spararono in Un Posto al Sole dalla sera alla mattina, come si dice in gergo. Dalla mattina al sole. Insomma, io pensavo che stesse scherzando. Doti spiccate. Bravissimo. Bello, per cui bello. Pensavo stesse scherzando, ma non era uno scherzo, era realtà. Ti sei ritrovato catapultato su alla questo fine, set. Sì, alla fine ho dovuto dare ragione a questa persona, che era un caro amico, insomma, che nessuno aveva percepito la mancanza di formazione pregressa o cose del genere, per cui c'era un portamento già predisposto, esatto, alla recitazione. Quindi ti sarai trovato subito a tuo agio sul set. Sì, sì. Vedi? Infatti alla fine io dissi... qualcosa che uno sente. Che devo dire, hai ragione. Probabilmente mi hai fatto notare qualcosa che io non avevo mai notato. Quindi probabilmente, come spesso accade, e nello specifico in questo mestiere, in questo lavoro, non credo siamo noi a sceglierlo. Ah, è vero. È questo lavoro che sceglie noi. È la verità. È una cosa stranissima. Tante parole. Gli artisti lo hanno detto. È così. Io ormai l'avevo accantonato, l'avevo messo da parte, perché non rientravo più in quella tipologia. E invece un amico ha detto, tu hai tutte le caratteristiche, ce l'hai già in modo naturale. Per cui da lì ho ripreso la formazione, mi sono perfezionato, sono andato avanti nel miglior modo possibile, ho fatto una gavetta silenziosa, interminabile, perché tutto si svolgeva prima molto più su Roma rispetto a Napoli, per cui quando mi dicevano ma non ti vediamo da un po' di tempo a questa parte, dico non vi preoccupate, stiamo lavorando solo, ma tu abiti a Napoli, dice, o a Roma, ho saputo che stai,
E io ci tenevo sempre a dire, no, io abito in autostrada. È un viaggio continuo. Perché io dalla sera alla mattina dovevo partire e sostituire degli attori, così, senza mancato preavviso anche. Magari anche, non so, ripetendo il copione in macchina, in auto. Beh, infatti c'è un aneddoto particolare, perché a volte è capitato veramente qualcosa di inverosimile, cioè un copione che ti arriva, ti chiama il tuo agente e dice, guarda, c'è un ruolo per te da fare. Dico, benissimo, Paolo, che è il mio agente, dico, mi sta bene, dico, vabbè, quando dobbiamo essere operativi? Questo è l'unico particolare. Dico, vabbè, dopo domani, ultimo, due, il particolare giorni, ultimo domani detto. Mattina. Dico, lo immaginavo. Scusami Paolo, sono le 7:30 di sera. Lo so Alessandro, ma sai com'è? Ho capito, dico, so come della classe, allora. Mi mandò il copione la sera, ma dico con grande sincerità, facevo fatica a memorizzarlo perché c'era la stanchezza di una giornata. Certo, certo. Era tardi, per cui alla fine io dovevo essere alle 8 al Policlinico di Roma per fare distretto di Polizia 9. Io ero questo medico, il primario del reparto, amico della protagonista, per cui era un amico intimo che la teneva in cura. Anticipai la partenza alle 4 di mattina, io mi misi in macchina di notte. Io sto copione lo dovevo avere a mente fresca, la sera non avevo la mente fresca, accendo praticamente la lucetta, levo il navigatore, allora avevo il tom-tom, il navigatore, non si può fare pubblicità, con la molletta io metto il copione, con l'altra mano guido e mi faccio il copione nello specchietto, che chi mi ha visto avrà detto gli stai pazzo, probabilmente. Leggevo e memorizzavo, per cui sono arrivata alle 8 di mattina sul set col copione memorizzato. Però quanto è importante tutto questo, questo lavoro per rientrare, di gavetta. Sì. Io dico questo lavoro si fa con amore perché non è soltanto quello che il pubblico vede poi realizzato alla fine in televisione, certo. Diceva di che bello, voi vi divertite sì, in questo lavoro. No, io devo spendere una lancia a favore di tutti gli attori, tutti gli artisti, perché c'è una preparazione dietro, c'è un sacrificio, c'è tanta tanto sofferenza, studio, tante rinunce anche, per cui no? Quello che è il prodotto finale, che il pubblico vede, sembra che sia un divertimento, che sia uno spasso, non è vero. Io tante volte ho voluto portare qualcuno su un set perché dice no, io voglio venire, voglio vedere rendermi voi come conto come ci divertiamo. Insomma. Ma guarda che è molto simile perché capita anche a noi, ma tu lavori, ah sì, cosa fai? Canto, ma canti di lavoro, canti. Ma infatti qualcuno che è venuto sul set, vista la giornata come si svolgeva, cosa fai? Questa è la domanda classica. Esatto, insomma. Paradossalmente è così. Visto la giornata come si svolgeva, io poi lo rinvitavo il giorno dopo. Dico, vuoi venire anche domani? No. Dice, no, è pesante. Sono esausto. Come fate? Come fate? Ah, dico, ma noi ci divertiamo. Bravissimo. A noi è un divertimento. Noi scendiamo la mattina, finiamo dopo 8 ore. Alessandro, il tuo rapporto con Napoli e questa città, diciamo, come dire, odio e t'amo, no? A volte. Sì, Napoli. E poi nella stessa città adesso si stanno vivendo questi problemi, vabbè, a livello internazionale, però noi parliamo di Napoli perché certo. Siamo localizzati qui. Lo spettacolo in questo momento del Covid con questa, come dire, indifferenza da parte, ahimè, delle istituzioni, teatri chiusi. Purtroppo e sì. Sofferenza. Sì, Napoli già in particolare è una città sofferente, però è un paradiso. Io non riuscirei a vedermi, a immaginarmi in un'altra, di vivere in un'altra città, cioè mi sentirei male, non riuscirei a starne lontana da Napoli, nonostante i vari problemi. Oggi ancora di più con la problematica del Covid siamo stati completamente bloccati, cioè noi non abbiamo avuto da parte del governo una sorta di trattativa. Cioè i teatri hanno deciso di chiuderli e basta. Ma io mi pongo una domanda, perché poi nel frattempo, nello svolgimento di tutte le precauzioni, comunque provvedimenti che il governo comunque ha preso, mi ritrovo a vedere, e mi pongo delle domande, una trasmissione di Maurizio Costanzo Show. Bravo, è quello che si sono Perdonatemi. Chiesti tutti. Io devo vedere un teatro completamente aperto, saturo. Non parlo secondo quelle che erano
precedentemente dei tentativi da parte del governo a contenere, a mantenere delle distanze, insomma. No, era pieno, saturo, con delle paratie, dei divisori plexiglass. Scusate, ma la legge innanzitutto è uguale per tutti. I provvedimenti sono uguali per tutti. Allora, se è stato possibile, perché è stato detto che c'era sia il plexiglass che separava comunque le persone, comunque sono stati fatti i tamponi a monte, non so se anche se i sierologici... Perché non fosse un pubblico occasionale, scusatemi, notato, perché non teatro no, ma considerato studio televisivo. Sì. Ma la mia domanda è... di Costanzo è quello è un teatro che in quel momento è stato utilizzato come... adibito a studio televisivo, Ma, dico io, se loro sono riusciti a realizzare questa cosa... Ma perché il teatro non può farlo altrettanto? Certo. Il teatro che poi è uno dei posti più controllati, perché quando tu hai disposto un tot numero di posti con la distanza, come siamo noi adesso posizionati, ma perché questi teatri devono stare chiusi? Perché state lavorando contro la cultura? Perché il teatro è fonte di cultura. Ma perché dovete pregiudicare la possibilità di poter svolgere un normalissimo lavoro, per lo più controllato abbondantemente, perché ci sono tutte le possibilità di controllare? Sì. Perché ci state remando contro in questo momento? Probabilmente perché c'è un timore. Vorrei conoscerlo. Ecco. Perché lo stesso timore non l'hanno vissuto anche... alla serata di Maurizio Costanzo. Alle serate, svariate. Per cui la mia domanda è questa, dico, perché a noi deve essere così? Perché il teatro deve essere bloccato in questi termini? Perché? Quando lo si può tranquillamente affrontare in massima sicurezza. Perché parliamo di bloccare un teatro e poi vediamo una metropolitana satura di persone? Perché vediamo poi assembramenti di ogni tipo ovunque? Perché il teatro? Ma anche semplicemente per fare la spesa troviamo un supermercato completamente aperto dove la gente si scontrano. Per cui c'è una totale incoerenza in questa cosa. Ci sarà un disegno dietro? Eppure è un peccato perché per esempio... Questa è la domanda che io mi pongo. Perché proprio con il teatro, la televisione, tutte le manifestazioni culturali... Peccato perché c'era anche un numero, no? Massimo di 200 persone, anche per teatri con una capienza molto, molto superiore, quindi voglio dire. Noi stessi lo abbiamo sperimentato, perché comunque il teatro poteva funzionare con i limiti, però almeno le persone avevano la possibilità di, ecco, di recarsi e di assistere a uno spettacolo. Le masse artistiche, i lavoratori, gli attori, tutti di continuare a esercitare la propria professione. Infatti, prima che diventasse così aspra la legge nei confronti del teatro, si sono svolte delle manifestazioni con normalissima tranquillità. Addirittura avevamo anche le mascherine, nonostante tre posti l'uno dall'altro, per cui c'era la massima serenità nel vivere. E si poteva magari fare più di una rappresentazione e permettere per andare incontro a tutte le, perfetto, le esigenze, ma da qui a trasferirci l'immagine teatrale attraverso il web in streaming o cose del genere, no, infatti io non diciamo che è un esperimento che camminerà parallelamente, ecco, ma adesso... deve appunto mai sostituire quello che è il teatro tradizionale, storia, questo l'abbiamo detto tante di emozioni, volte stiamo parlando di altro. Non può essere. E poi il teatro è uno spettacolo nello spettacolo, come dico sempre. È vero. Assolutamente. Alessandro, sì. Resta con noi perché poi, oltre alla domanda finale di Olga, poi toccheremo anche un po' il tema musicale con te. Perché vorrei so te. Che c'è un, diciamo, come dire, un progetto. Una ripresa. Ecco, esatto. Bene, allora prima di passare la parola al nostro Salvatore, vogliamo... ecco. Passare vorrei lasciare un po' la parola alla musica, al canto. Ebbene, e quindi sì. In questo caso all'aria sacra, all'Ave Maria di Caccini. Ave Maria di Caccini. Impropriamente detta di Caccini. Perché, è vero, perché c'è una storia. Maria, esatto, c'è una errata attribuzione di questo brano che ha lo stile del barocco cinquecentesco, ma in realtà è stata composta da Vladimir Vavilov negli anni 70 del Novecento, quindi dopo la sua morte
fu attribuito ad autore anonimo da parte del suo organista, e anche in vita questo musicista, che era un lituano se non sbaglio, era un musicista diciamo molto apprezzato nel suo paese, aveva l'abitudine di scrivere, comporre i brani e di attribuirli ad autori diciamo era solito fare così, rinascimentali, insomma. Barocchi, sì, perché quindi, lo stile era quello, esatto, quindi diciamo si tratta di un falso storico, e l'ascolteremo dalla voce del nostro soprano Olga De Maio. Grazie. Io volevo dedicare questo brano, che è appunto un'Ave Maria, a Suor Rosa Lupoli, che in modo particolare è stata nostra ospite, seppur via Skype, e al Monastero delle 33, ma anche a tutte le persone che in questo momento di difficoltà pregano. Chi canta prega due volte, esatto. E quindi l'Ave Maria di Caccini con il contributo della regia. Grazie e a dopo. Eccoci tornati in studio dopo il contributo della regia e proseguiamo con le interviste ai nostri ospiti qui in studio, e ci avviciniamo precisamente a Salvatore Zanni. Benissimo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Anzi, ben trovato, è vero. Con grande piacere, con grande tutto onore. Tutto mio, figurati. E vogliamo, ecco, pendiamo dalle tue labbra per conoscere un po', diciamo, come dire, i segreti di Proverbi. I proverbi della storia di Napoli. Perché per chi non lo sapesse, ma credo che tutti lo sanno, Salvatore Zanni, oltre ad essere un artista, regista, autore teatrale, eccetera, e quindi ha al suo attivo un curriculum molto ricco, soprattutto poi dal punto di vista della ricerca, anche perché lui è laureato
all'Università Federico II proprio in storia. In storia, quindi ha approfondito, diciamo, alternato la sua carriera teatrale di autore anche all'approfondimento proprio storico di Napoli. Ed è venuta fuori un'iniziativa molto bella, devo dire la verità, dal 2013, un canale YouTube dedicato ai modi di dire detti napoletani. Sì, modi di dire che a volte si ripetono, si dicono con l'inconsapevolezza di quello che si dice, e invece dietro ad ogni modo di dire c'è sempre un fatto storico particolare. Noi ci siamo molto divertiti la puntata scorsa, quindi siamo desiderosi di ascoltare qualche altro. Infatti, seguendo con grande attenzione, allora io te ne dico una così. A nave cammini a fava se coscia. Sì, in effetti, a nave cammini a fava se coscia. Ha un significato ben preciso, c'è appunto una spiegazione storica, un fatto storico. Il fatto storico è quello che ci riporta alle grandi migrazioni, quelle che ci hanno viste i protagonisti in varie fasi, perché a metà secolo, ma anche all'inizio del secolo. E queste grandi masse di uomini, donne, bambini, grandi famiglie che partivano dall'Italia e si dirigevano poi da tutte le parti del mondo, sia in Australia, in Argentina, negli Stati Uniti d'America, e portavano con loro poche cose. C'era una grande difficoltà in questo, sfamare questa popolazione, perché in effetti si tratta di una vera e propria popolazione che occupava una grande nave, e si puntava ovviamente subito su quelli che erano i cereali, su quelli che erano i legumi, le cose a disposizione, quelli, insomma, che avevano a disposizione, in effetti, che erano facilmente reperibili. Però queste pietanze, questi prodotti subito si marcivano, siccome i viaggi erano lunghi, non come adesso che con un paio d'ore e una decina di ore si arriva un po' dappertutto, ma passavano mesi, quindi il prodotto che più si manteneva era proprio la fava. Però la fava aveva una particolarità, che per cuocersi aveva bisogno di molto tempo, moltissimo tempo, e quindi automaticamente serviva molto fuoco. Da dove si doveva prendere il fuoco per cuocere queste fave? Dai motori delle navi. Esatto. Cioè il motore della nave, oltre a far camminare la nave, faceva cuocere il carburante per la nave, faceva cuocere anche la fava. Quindi automaticamente, se la nave camminava, il fuoco c'era, indissolubilmente anche la fava si cuoceva, quindi si mangiava, si andava avanti e andava tutto bene. Che meraviglia. Per questo ancora oggi. Sembrava semplice la cosa. Uno non ci riflette mai poi sulle origini di un detto del genere. Io non lo sapevo, ad esempio. No, è vero. Veramente ce ne sono tanti napoletani. Per esempio, ecco un altro che è famosissimo. Amma Persa Filippo Panare è una commedia di Petito che si è svolta tantissimi anni fa, dove c'erano protagonisti appunto il suo servo che era Filippo, e poi c'era questo cesto di pietanze. Erano andate a fare in questa ovviamente commedia, nella trama della commedia, un vero e proprio picnic, e il signore aveva ordinato a Filippo di portare Upanar indietro, ovvero a casa. Però tutti avevano mangiato tranne Filippo. Filippo iniziò a camminare e andare verso casa, però piano piano vide il panaro, vide quello che c'era dentro, il contenuto, disse quasi. Poi finirono le pietanze all'interno del paniere, e quindi automaticamente lui, dalla paura e di ciò che aveva fatto, non tornò più a casa, e quindi si perse Filippo e pure il panare, quindi automaticamente si perse tutto. Salvatore, per rimanere in tema mangericcio, no? Ecco, vogliamo toccare una cosa che ci piace tanto, soprattutto nei periodi natalizi, no? Che è gli struffoli napoletani con la cornucopia. Buono, croccante, no? Sì, in effetti è stato proprio oggetto dell'ultimo video che abbiamo prodotto su YouTube. Abbiamo proprio effettuato una vera e propria ricetta che abbiamo pubblicato, però non ci siamo discostati da quelli che sono le argomentazioni storiche ed etimologiche che si ritrovano intorno a tutto ciò. E ad esempio lo struffolo deriva dal greco, proprio dal greco, che è strongolos.
Strombolos, che poi è anche la derivazione di un'altra pietanza, che gli gnocchi napoletani sono gli strangula pietra. Cioè Strombolos Petros, che significa Strombolos arrotondato e Petros incavato. Infatti ogni gnocco è prima arrotondato e poi col dito viene incavato. Invece lo struffolo no, lo struffolo è solo arrotondato, quindi Strombolos diventa struffolo. E automaticamente hanno due procedimenti diversi. Lo struffolo viene cotto in frittura, invece lo strangula brevet viene messo nell'acqua bollente. La cornucopia, perché abbiamo voluto fare ciò? Noi in sostanza abbiamo fatto degli struffoli e li abbiamo inseriti in una cornucopia. Non li ha portati. E non li ho portati. sono finiti. Li abbiamo inseriti in una cornucopia caramellata. E perché? Perché la cornucopia, lo stesso nome, cornucopia, significa il corno dell'abbondanza, viene la dea bendata viene spesso, raffigurata con questo corno pieno di soldi, che rappresentano l'abbondanza, la ricchezza. Noi volevamo dare un messaggio, la nostra abbondanza negli struffoli, sono gli struffoli, nel senso di un'abbondanza di felicità, di serenità, che appunto ne abbiamo bisogno. E nel video viene menzionato anche l'etimologia del nome del grembiule napoletano. Il grembiule napoletano è un mandosino, parliamoci chiaramente. Un mandosino, perché si chiama mandosino? Si chiama mandosino perché deriva dal latino antesino, cioè sopra il seno, nel senso che viene posto al di sopra del seno per non sporcarsi. E quindi automaticamente, oltre a quelle che sono le informazioni culinarie, cerchiamo di dare anche l'informazione etimologica. Etimologiche, perché bello. Poi si usano queste cose, però non sappiamo quante la loro derivazione. Ma una domanda personale, io vorrei sapere, a casa tua, questi struffoli e le altre cose, ma chi le cucini tu? O tu ti dedichi solo alla ricerca storica di queste? No. Allora, devo essere sincero. Ma soprattutto quando dobbiamo passare per trovarli, insomma. Bravissimo. E il nocciolo, volevamo arrivarci, però ho anticipato la cosa. Perché questo devo essere sincero, ha ragione. Perché dopo aver pubblicato il video, ho avuto numerose telefonate. Di parenti, ed amici che hanno detto mo ce le fa, sappiamo ma proprio adesso come adesso se non erano un tampone fatto non possono proprio entrare in casa. No no, ma loro volevano che io li portassi, quindi non si prendeva nemmeno a prendere, diciamo, dove si li ho portati. Prossima volta che verrai in studio, verrai con una spiegazione storica, ma anche con il manufatto. Ma per me questa è una felicità, perché significa che ritornerò un'altra volta nello studio. Come no, ci fa sempre piacere scoprire cose nuove. Averti sempre con noi. E a questo punto, ecco, io vorrei mandare in onda il contributo della regia, sempre gentilmente, che ringraziamo per la lente. Proprio con il video in cui spieghi anche simpaticamente, perché tu essendo attore queste cose le porgi in maniera molto teatrale. Sì, ecco. Io devo dire la verità, è stato un grande successo anche il fatto che i miei spettatori, coloro che mi seguono, hanno trovato interessante proprio in questa trasmissione il connubio tra la lirica, la canzone e quelle che erano gli interessi personali che io esprimevo in trasmissione, e ho avuto un riscontro alto, che cioè hanno riscoperto un qualcosa dell'arte come la lirica che forse non erano abituati ad ascoltare, e ciò devo dire mi ha fatto piacere. Ma perché certo, è stato un interscambio. Un interscambio anche perché, parlando appunto del video che adesso manderemo in regia, a Nave Carminia Favose Coce, nominando queste navi che partivano dal porto di Santa Lucia, quale miglior titolo di un brano classico napoletano, Santa Lucia Lontana, che è stato il cavallo di battaglia di tanti grandi cantanti lirici, e soprattutto ha focalizzato un momento storico che è quello dell'emigrazione verso appunto i luoghi dove si andava a trovare fortuna. Quindi ecco. Va bene, allora lasciamo il pubblico con questo simpaticissimo. Grazie. Ridillo tu così. A Fava cammina e a Nava si coce. Benissimo, a te regia. Sbagliato. Quando le cose vanno bene, ovvero quando tutto va per il meglio, quando si procede con regolarità, insomma quando non succedono guai, a Napoli si dice: "Ca Nava cammina
e la fava si cuoce. Giustamente, la nave cammina e la fava si cuoce. Ma perché questo stato di benessere, di tranquillità, è collegato a una nave e a una fava? Per comprenderlo, dobbiamo ricordarci di un periodo triste per l'Italia, per l'Europa e per Napoli. Il periodo delle grandi emigrazioni. Migliaia di famiglie in cerca di fortuna viaggiarono verso paesi lontanissimi: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. I viaggi duravano mesi e mesi, per giorni interi. Si vedeva solo mare e qualche pesce che zumbava in dall'acqua. Ma tutte queste persone che stavano sulla nave, in un modo o nell'altro, dovevano mangiare. E la cosa più economica e più innutriente erano i legumi. Ma i legumi freschi avevano un piccolo difetto: si dovevano cucinare velocemente, altrimenti non erano più buoni, marcivano. L'unico legume fresco che riusciva a mantenersi per molto tempo, qual era? La fava. Ma i tempi di cottura della fava erano lunghi, ma assai lunghi, e quindi per cucinarla ci voleva assai fuoco. Come si faceva? Ed ecco che entra in gioco il genio napoletano. Sulle navi che partivano da Santa Lucia, il porto di Napoli, si escogitò uno stratagemma. Le fave venivano cucinate con lo stesso fuoco con cui si alimentavano i motori delle navi. Quindi, sia nave che a nave, la fava si cuceva. Ovvero, si viaggiava e si mangiava, e quindi tutto andava bene. Quindi, se anche voi volete che arrivi o permanga un lungo periodo di tranquillità, iscrivetevi al mio canale, altrimenti a lungo a me s'affonna. Ciao. Annunciare Sì, in forse è maniera meglio in maniera corretta. corretta. Chissà chi, da casa chi se ne è accorto, Ma eh? secondo me nessuno se Secondo ne è me nessuno, accorto. vediamo. Comunque è a nave cammina e a La fava fava si si coce. cuoce. È difficile che si coce a nave. È Diciamo che vuol dire se pubblica ed attenta. Bravo, Per cui esattamente. sì. Poi sonderemo il L'abbiamo terreno, sottoposto chiederemo a a un... casa. Infatti. Bene, benissimo. Allora lasciamo adesso Salvatore, poi anche lui resta con noi per la domanda finale. E vogliamo invece presentare al pubblico, ecco, un altro brano celebre della lirica, dell'opera lirica, e passando, ecco, stasera, come dire, da un genere all'altro, dal sacro al Al profano. profano, Perché sì. prima abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Caccini, abbiamo spiegato le origini storiche, eccetera. E adesso invece entriamo, andiamo da Giuseppe Verdi, il Rigoletto, quindi cambiamo completamente, come dire, atmosfera, Certo, ambiente, e ambiente. ascoltiamo La donna immobile. Quindi passiamo dal concetto angelico della Angelico donna, e quello stil sacro, novista sì. sacro, invece a quello proprio più terreno e più umano del Duca di Mantova che canta La donna immobile qual piume al Al vento. Quindi vento, esattamente. preghiamo la regia di partire con questo video della donna immobile del Rigoletto di Verdi, eseguito non diciamo da chi, lasciamo Un tenore a scoprire. caso, Ah ma sì? per caso il tenore Luca Lupoli. Ma non lo so, vediamo, ciao. Bravo! La donna immobile, prego regia. A dopo. Leggiadro viso, in pianto in rito.
Tornati in studio dopo il contributo della regia musicale e abbiamo adesso un ospite Skype, veramente un ospite d'onore. Allora abbiamo con noi Claudio Insegno, attore, doppiatore, sceneggiatore, regista italiano, nonché fratello di Pino Insegno. Grazie per aver accettato l'invito qui su Campania Felix TV al Noi per Napoli Show. Buonasera. Grazie a voi, ciao. Hai comunicato un po' troppo, sceneggiatore, doppiatore, è troppo, no? È meglio dire una cosa sola. Tante belle cose per presentarti, ma sono tutte verità. Claudio, allora ecco, noi vogliamo partire così, ecco, insomma, un po' dalla tua esperienza edrica come attore e, diciamo, raccontaci un po', ecco, come è iniziata la tua carriera nel mondo dell'arte, dello spettacolo, insomma, quali sono stati i tuoi primi passi? Allora, sarò breve. Era 1981. Ecco. È un po' troppo. È un po' troppo. Devo ricominciare dall'inizio. È cominciato tutto per divertimento. Per una voglia di qualcosa di divertente, di diverso da quello che, che avevo fatto fino a quel momento. Lo studiavo e basta. E volevo fare qualcosa. Siamo a mio fratello, ci siamo inventati una compagnia teatrale e con questa compagnia teatrale abbiamo girato. Ah, molto interessante. Va bene, a volte è così, si vuole fare qualcosa di nuovo, no? Da giovani. È stato quasi uno scherzo all'inizio. Pensiamo, io avevo 13 anni, quindi non pensavo di fare, proprio ragazzino. Di fare questo mestiere a vita, quindi cercavo di continuare il mio studio. Volevo fare simultaneo, figurati. Quindi la tua prima esperienza, diciamo, è stata, è partita dal teatro brillante Neil Simon con la commedia Rumors, ecco. No, quello io già avevo 35 anni, arrivato al capo. Quindi già avevi, insomma, una bella no, compagnia. Io ho cominciato con la compagnia Medica Brigata, ti ripeto, nel 1981 e nell'84 eravamo già con Pramieri, con Gino Pramieri. E facevamo uno show televisivo che andava in teatro al Sistina, ma andava anche in Rai 1. Ah, benissimo. E avevo una compagnia che si chiamava Brigata, con mio fratello Scufoli, Franceschetti, tutti quanti. Eravamo in 10 e ci divertivamo a fare parodie. E quindi da lì in poi è partito tutto. Poi naturalmente ho cominciato a fare anche la regia e tutto questo è successo però dopo 10 anni. Sì. Ah, ecco, infatti le tue innumerevoli esperienze televisive, poi rammento anche la tua esperienza di docente, no? Anche al praticamente a Saranno Famosi come docente, Mediaset, sì. Quindi però diciamo questa tua attività prosegue, credo, comunque continuamente, non ti sei mai fermato da questo punto di vista. No, adesso devo fare via di sitcom con Angelo Pintus per Italia 1 e Amazon Prime. Per le cose vanno per fortuna bene, nonostante tutto il blocco totale che c'è stato. Però si sa che quando uno ha una carriera un po' avviata,
io mi preoccupo tantissimo per i ragazzi che devono cominciare. Certo, evidente. Ho un'accademia, naturalmente sono molto occupato per il futuro. Come un po' tutti in questo momento. E quindi diciamo che la decisione c'è ancora, però preferisco fare cinema e teatro piuttosto che fare televisione. Quindi tra le tue tante esperienze... L'esperienza televisiva non mi ha fatto impazzire. Tra le tue tante esperienze, qualcuna che ne ricordi, diciamo, con particolare, come dire, in modo caro, che ci vuoi raccontare, così anche accennando un po'... Guarda, io mi ricordo ancora che feci un provino tipo Bau, che già conoscevo, perché ero ospite sempre a Domenica Inn, con la compagnia, con il fratello, che lo conosco già. E per promuovere gli spettacoli andavamo a Domenica Inn e eravamo sempre lì con lui, e poi mi chiamò per fare questo film per un programma che si intitolava Estate al Luna Park. Era il 90, boh, non mi ricordo, comunque non pensavo che prendesse. Feci, ricordo ancora, 10 provini. Ah, wow. Quando alla fine lui scelse me conduttore insieme ad altri due ragazzi, io rimasi un attimo scioccato, e tutta l'esperienza, la regia di Riccardo Donna, Stiva, è stata una tour de force meraviglioso, cioè me lo ricordo ancora adesso, lo rifarei anche adesso, eravamo sotto al sole, registravamo 3 puntate al giorno, un massacro, sacro. Però era bellissimo, è stata un'esperienza, e Pippo Baudo è stato ormai. Che ha lasciato un segno indelebile. Abbastanza, però poi naturalmente, perché comunque, ripeto, ogni volta trovavo interessante, ma poi non avevo nient'altro di bello, divertente a quello che stavo. Mentre con il teatro c'era una crescita. È vero. Perché poi da Bramieri sono passato a Enrico Montesano, poi sono fatto il regista di musical, poi con Biagio Izzo, certo, con Cristian De Siga, insomma, comunque, di tutto di più, insomma. Sì, ho trovato molto più sviluppo, capito? Infatti. Perché sono stato, tra virgolette, più fortunato nel teatro che nella televisione. Claudio, un Cercasi tenore, cosa ti ricorda? Mi ricorda Montesano. Sono molto arrabbiato con la vita perché è giovanissimo, adesso è un po' più calmo, quindi mi ricordo un'esperienza tra il positivo e il negativo, perché con lui c'è stata un'esperienza strana, perché comunque era molto nervoso tutti i giorni, abbiamo fatto 8 mesi di tournée, queste cose poi nessuno le dice, io sono abbastanza sincero, sennò sembra che cose fiori, e invece noi abbiamo delle difficoltà che non sono quelle di uno che zappa in miniera per cercare il carbone, cose, ma comunque è sempre difficile avere a che fare con personaggi famosi e con il pubblico. Beh, quindi mi ricordo una fatica tremenda. Verissimo. Però una bellissima esperienza, perché era con un grande artista, insomma. Le cose più difficili sono sempre quelle più belle poi da conquistare, quelle che lasciano un segno indelebile nel tempo, no? Nei nostri ricordi. Bene. Sì, una volta conquistata, sì, certo. Durante fai fatica a capire che ci sarà un futuro bellissimo, capito? Beh, perché sì. Mentre lo fai fatichi e non raggiungi, e neanche diverti. Volte adesso sono più capace di divertirmi nonostante tutto, cioè se la cosa va male io mi diverto lo stesso. Beh, è bello questo spirito, però perché sono un po' più adulto, certo, e basta. Infatti. E per prossimi progetti ci vuoi raccontare qualcosa, se già, diciamo, guarda questa sitcom che ti dico, Milano con Angelo Pintus, che io è un grande amico e un grande artista, no, soprattutto un grande amico più che un grande artista, perché io preferisco lavorare con gli amici piuttosto che lavorare con quelli che conosco a malapena oppure che ho conosciuto, anche se va bene lavorare anche con loro, per carità, però se tu fai una sitcom con un amico del cuore diventa molto più un successo accanto al tuo, quindi infatti, diventa molto è un viaggio più... è un viaggio meraviglioso fatto insieme. È vero questo. E Claudio, allora, anche, diciamo, sì, la tua arte nel doppiaggio dei Simpson è vero, una vero. Cosa che, diciamo, ti fermo subito. Sì. Ti fermo subito perché mio fratello potrebbe arrabbiarsi. No. Io non sono doppiatore.
Lui è il doppiatore, lui è il doppiatore numero uno. Se non dico così, si potrebbe togliermi il cognome. Detto questo, è un grande doppiatore. Lui, io sono un esecutore, cioè io ho fatto per fortuna tantissime cose quando ero piccolo. Adesso, il fatto che faccio regia, sceneggiature, ho mollato una piccola parte, ho mollato sia la televisione, diciamo, che il doppiaggio. Quindi faccio il Simpson, mantengo questa cosa perché mi diverte. E ci credo. E perché ormai fa parte di me, perché comunque è un personaggio che sento mio, è talmente scemo che mi fa troppo ridere, mi si appoggia molto alla mia scemità. Quindi... Ma comunque diciamo fa parte della tua verve artistica, come dire, un sei brioso, però il doppiaggio è una cosa veramente devi essere bravissimo a fare, devi essere un award, devi essere fanno per poter fare il doppiaggio. Di essere un grande doppiatore, non solo un grande attore, ma anche un grande doppiatore. È vero. Sì, infatti. Benissimo. Bene, allora è stato un grande piacere scoprire un po' della tua carriera, dei tuoi progetti. No, anzi, è troppo poco per raccontare 40 anni di carriera, però sarebbe bello. Un giorno scrivere un libro, come dicono tutti quanti, ecco, no? Che scrivono... E noi hanno tutti scritto un libro, è vero. In cui raccontare la propria esperienza. Scriverò un libro dicendo i miei 50 anni. E magari lo verrai a presentare, certo, sarà... qui in studio, magari ti aspettiamo a Napoli a lo braccia aperte. A presentare in studio, dai. Quando finisce questa roba che ci sta massacrando. È vero. Se siamo ancora in piedi vengo in studio. Ti aspettiamo a braccia aperte, veramente. Tanto dovrei fare una cosa anche... Per Napoli, siete a Napoli, sì, siete da qualche parte in campagna. Sì. Quindi voglio dire, io dovrei venire lì per fare un'altra sitcom con Ciro Cerutti. Ah, benissimo. Altro grande amico e quindi magari vediamo e parliamo anche di questo. Faccelo sapere, così che magari creiamo un nuovo appuntamento. Infatti, e parliamo di questa nuova sitcom. Il nostro poi la campagna è nel mio cuore, io purtroppo ho passato il cuore, lavorando così tanto con gli Aggiui, con tanti altri grandi artisti, Peppe Iodice, certo. Insomma, mi rimane dentro proprio ormai. Siamo felici di questo. Quindi lo possiamo realizzare. Bene Claudio, allora noi ti ringraziamo, sei stato molto gentile per accoglierci, diciamo, in questa intervista. Per aver accettato il nostro invito. Bene, invitiamo il nostro pubblico a seguirti sempre con grande affetto, con grande attenzione e ti diamo appuntamento a Napoli e magari a Campania Felix TV, va bene? Ci vediamo dal vivo, grazie. Un bacio grande a te, ciao, buon lavoro. A presto. Alla prossima, ciao, grazie. Ciao. E voilà, quindi dopo questa bellissima intervista con il nostro attore su Skype, con Claudio, procediamo Ritorniamo con questo momento ospiti, particolare, sì. Un momento po' simpatico. Chiave, è vero. Allora ci avviciniamo nuovamente ai nostri ospiti, sempre per far impazzire le telecamere. E allora cominciamo con Renato Votti. E io pongo la mia solita domanda, quella di consuetudine nella trasmissione, ovvero tu cosa speri? Spero un 2021. Guardiamo. Sì, spero un 2021 di rinascita, di solidarietà e di amicizia tra di noi. Bellissimo, un augurio bellissimo e che dire, effettivamente lo speriamo anche noi, abbiamo le dita incrociate. E a te Alessandro, passo la parola, tu cosa speri? Ma spero sicuramente che finisca questa odissea, perché sta diventando un'odissea, tra l'altro anche Benissimo. Incomprensibile. Mm-hmm. E tutto questo sta provando moltissimo noi tutti, ma tutti veramente. Quindi ricalco le sue parole, sì. Spero che nell'anno successivo saremo tutti un po' più compatti, più uniti, perché questo paese ha bisogno soprattutto dell'unione, di sentirci tutti più vicini. E forse così le cose magari riusciranno ad andare un po' meglio. E riprendiamo a lavorare tutti velocemente perché ne abbiamo bisogno tutti, veramente. E magari anche riprendere questi progetti inespressi. Sì, assolutamente. Era quello che ti volevo chiedere prima io, mi riaggancio, perché era un progetto sulla musica. Quindi... Sì, un progetto sulla musica è ancora in fase embrionale, ma lo stiamo mettendo a punto.
speriamo che venga accolto da Mamma Rai e riusciamo a metterlo in onda, insomma, anche perché parla di musica jazz in alto stile, insomma, a dei livelli abbastanza alti, per cui è un po' la storia. Ci sono tanti progetti che meritano di andare avanti e di proseguire, insomma, in bocca al lupo. Viva il lupo. E allora, Salvatore, invece, tu cosa speri? Io dirò una cosa strana, nel senso che spero che negli anni a venire negli ospedali ci si concentri su quelle che siano le malattie consuete, che in questo periodo non hanno più l'attenzione che avevano, e molte persone vengono trascurate perché l'attenzione è tutta concentrata su questa cosa negativa, che ovviamente spero che immediatamente sparisca e vengano in un certo qual modo prese le attenzioni verso quelli che erano le consuete difficoltà. Sì, perché molti purtroppo hanno dovuto accantonare visite e tante altre cose che erano necessarie. E poi, ahimè, provocano un decadimento generale della persona, anche su qualcosa che potrebbe essere curato più facilmente. Purtroppo, spero, ovviamente, di base, spero che vada via questo maledetto virus. Bene. E come lo potremmo stigmatizzare? Ho detto mannaggia Marin. Perché mannaggia Marin c'ha anche una bella storia sua, eh? Ecco. Ce la potrei raccontare la prossima volta. Sicuramente. Di questo momento. Posso fare un appello? Prego. Sì. Alle istituzioni, non abbandonate la cultura. L'assenza di cultura produce dei fenomeni devastanti sotto ogni punto di vista. Aiutate la cultura a potersi essere presente sul nostro territorio. Senza di essa siamo finiti noi come esseri umani. Non è vero, c'è un'aridità di fondo. Bene, e psicologicamente lo amplifichiamo e lo rilanciamo alla grande. Benissimo, allora io direi, prima di passare alle battute finali, io vorrei ringraziare i nostri ospiti, Renato Votta, Alessandro, grazie a voi. Certo, e il nostro Salvatore, grazie che a voi. Nominiamo perché siamo solo con il nome, perché siamo amici, quindi Salvatore Zanni, comunque, e seguitelo sempre sul suo canale, mi raccomando. Bene, Olga, andiamo allora, al centro. Ci avviciniamo. Sì, ecco, prima di chiudere questa bellissima serata con un contributo video dedicato sempre alla romanza sacra, perché sarà questa volta l'Ave Maria invece di Pietro Mascagni. Sì. Pietro Mascagni non ha scritto Ave Maria, ma ha scritto, è noto per aver composto la Cavalleria Rusticana, eccola, dalla novella omonima di Verga. Però c'è un bellissimo intermezzo che ha il tema di questa Ave Maria. Perché è scritta questa Ave Maria? Perché Pietro Mascagni ha studiato presso i Barnabiti e il papà, che era un fornaio, fu chiamato dai superiori a un certo momento della carriera scolastica. I superiori gli dissero che il figlio purtroppo dal punto di vista scolastico non rendeva tanto, perché aveva la matita sul pentagramma, e allora consigliarono al padre di fargli cambiare scuola. Il padre lo iscrisse al conservatorio, infatti con i grandi, con Puccini, con Ponchietti, e lui però aveva in mente sempre questo tema religioso che aveva preso nella Basilica di Loreto, dove c'è la Madonna Bruna, quindi la sua, ecco. E ha trasferito questo afflato religioso, questo tema religioso, nel bellissimo intermezzo della Cavalleria, e poi c'è stata poi la adattato, nell'Ave Maria. Quindi dopo bellissimo. Lo faremo sentire, molto bella, molto armoniosa, molto melodica. Però prima ancora, allora, la nostra pillola la vogliamo dare? La pillola terminologica della lirica? Sì, perché bene, no? Con che i registri dire? Di voce. Ah, bene. Ecco. Lascio a te per quanto riguarda le voci femminili. Sì. Voci femminili che procedono in questa direzione, ovvero soprano, mezzo soprano, contralto. Soprano è il timbro più acuto, mezzo soprano è il timbro intermedio, contralto è la voce più scura, più grave. Esatto. Quindi molto semplicemente. Infatti, io sono soprano, quindi una voce più chiara, più acuta. Dopo ci farà sentire un acuto. Volentieri. E invece per quanto riguarda il corrispettivo maschile, abbiamo il tenore, che è la voce più acuta tra le voci maschili. Quindi corrisponde come registro al soprano. Poi abbiamo il baritono, che corrisponde al contralto, quindi nelle note medio, intermedie, gravi. Sì. E poi c'è il basso invece,
che ha le note molto gravi sviluppate. Mm-hmm. Quindi ecco, insomma, sono i tre registri. Spesso noi sentiamo parlare di cantanti lirici: il basso, il baritono, il tenore, il soprano. È vero, è vero. E quindi ecco, bene, e non cambia che... soltanto la tessitura, ma cambia anche la timbrica, perché esatto. Ci si, per esempio, il soprano spazia sulle note più acute, ma anche un timbro più chiaro, mentre le note più gravi avranno anche una timbrica più scura. Esatto, quindi ci sono vari generi corposa. Di soprano, vari generi di sì. tenore, drammatico, leggero, lirico, leggero, va bene. Non sembra, poi, infatti, catalogarle così è molto, diciamo, molto così approssimativo, esatto. ma diamo giusto infarinatura. Benissimo. E quindi l'acuto lo dobbiamo fare, sì, oppure no? Salutiamo, però non so, abbiamo dei... No, facciamo prima un acuto insieme. Mm. Allora, okay. Soprano, andiamocene su note iperboliche. Io direi abbiniamolo a qualche ritornello. Ma io farei una cadenza. Allora. Va bene. Vocalizzi riusciti. Vocalizzo arpeggio, così abbiamo fatto capire un poco quali sono, diciamo, l'estensione del soprano, esatto. l'estensione esatto. del tenore. Perfetto. Benissimo. Allora, passiamo ai saluti prima sì. del brano finale. Prego. Io saluto tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà, ma che, come detto prima, contribuiscono ad tutti il prossimo, e quindi con i nostri appelli che facciamo Certamente. Sempre, e ovviamente tutte quelle persone che pregano affinché tutto questo passi velocemente. Poi un saluto al signor Giovanni Barbieri, ecco, mi ero un attimo distratta, e alla giornalista Anna Copertino della TV di Ruota TV, esatto. Vale, quindi ciao, un bacio, Anna, ti salutiamo. Un bacio. Benissimo. Allora, vuoi fare l'appello anche per... Sì, per l'appello rivolgo sempre per la fraternità di San Pietro ad Aram, che si occupa di portare il cibo ai senza tetto della ferrovia, uh-huh. e hanno sempre bisogno comunque di provviste alimentari, e quindi chi vuole contribuire può farlo attraverso la nostra associazione, e poi penseremo noi a smistare un po' tutta la quello che arriva. O trovarsi lì direttamente, come ci sono tanti centri Infatti. A Napoli. Diremo che a giorni anche la nostra associazione farà questa spesa grande, e la porterà portare. Poi magari la prossima volta vi daremo aggiornamenti. Benissimo. Benissimo, allora grazie a tutto il pubblico che ci segue. Che ci manda saluti, ci dice sempre che la trasmissione è di grande compagnia, sì. e quindi questo ci fa piacere, ci riempie il cuore, ci scalda sempre l'animo. Scalda l'animo, scalda le ugole. È vero. Ecco. Allora, e allora, alla prossima puntata contributo dell'Ave Maria di Mascagni, e alla prossima puntata del Noi per Napoli Show su Campania Felix TV, dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Un bacio. Ciao.
So